Un saluto a tutti gli amici di cellularemagazine.it e Blogdroid da Alessandro La Croce. Oggi ci troviamo in compagnia di HTC Sensation XL per l'appuntamento della videorecensione. Prima di addentrarci nelle specifiche, nelle caratteristiche di questo smartphone, volevo cogliere l'occasione per augurarvi un buon anno e per ringraziare gli oltre 15.000 utenti che si sono iscritti al nostro canale di YouTube. Se non siete tra loro, vi invito ad iscrivervi cliccando su un link in sovraimpressione. Iniziamo ad aprire la confezione di questo smartphone Android. Come vedete, abbiamo lo smartphone in cima alla confezione. All'interno abbiamo un caricabatterie da muro e un cavo dati con standard micro USB. Come vedete, entrambi sono di colore bianco per richiamare appunto il colore dello smartphone. Ecco fatto. Non ci sono gli auricolari in dotazione, perché? Perché questo smartphone fa parte della linea Beats di HTC. Questa linea si distingue per avere un occhio di riguardo per l'audio. Infatti, insieme allo smartphone trovate questo sacchettino, questa pochette che contiene degli auricolari particolari della marca Beats. Diciamo che questa marca è curata principalmente da Dr. Dre, quindi vanta una resa, una qualità sonora decisamente sopra la media. Queste sono le cuffie e gli auricolari con cuffie in ear. A proposito di questi auricolari, comunque ci teniamo a precisare che sono tra i migliori provati fino ad oggi su uno smartphone Android. Qualche caratteristica tecnica su Sensation XL: colpisce soprattutto il display, l'ampio display da 4,7 pollici. La tecnologia è Super LCD, Super Clear LCD, e dobbiamo dire che la resa è veramente ottima. La risoluzione è di 800x480 pixel, mentre sulla parte frontale abbiamo anche quattro tasti a sfioramento, quindi home, menu, indietro e ricerca, un sensore frontale per le videochiamate, LED di stato che ora voi non vedete, ma è posto in quest'area della cornice superiore e si illumina quando riceviamo messaggi, mail o chiamate. Questi invece sono i vari sensori di luminosità e prossimità dello smartphone. A sinistra porta micro USB per caricare la batteria, ma anche per collegare lo smartphone al PC. Foro da 3,5 mm per gli auricolari che abbiamo appena visto. Secondo microfono, tasto di accensione e spegnimento, ma anche blocco e sblocco dello schermo. A destra bilanciere per regolare l'audio, mentre sulla parte posteriore abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con flash dual LED, autofocus e la possibilità di registrare video in alta definizione a 720p. Questo invece è lo speaker, la griglia per l'altoparlante. Proviamo ad aprire la cover posteriore, che è realizzata in alluminio. Sotto la cover posteriore trovate la batteria da 1600 mAh e lo slot per la SIM card. Purtroppo non c'è la possibilità di espandere la memoria a bordo del dispositivo, che comunque rappresenta un buon compromesso con 16 GB, 13 a disposizione dell'utente più o meno. Come già detto, a bordo troviamo Android nella versione Gingerbread, personalizzato comunque dall'interfaccia Sense 3.5 del produttore. Il processore di questo Sensation XL non è un dual core, è un single core, tuttavia, grazie alla frequenza da 1,5 GHz e ai 768 MB di memoria RAM, è sempre stato velocissimo e all'altezza della situazione, nessun impuntamento o rallentamento di sorta, anche con i giochi più impegnativi. Ecco, forse dove la parte dual core manca è la registrazione di video in HD, che si ferma a soli 720p e non arriva ai 1080. Questa è la nuova interfaccia Sense. Come vedete, abbiamo il classico menu a tendina diviso in due tab principali. Quello che cambia è ad esempio l'impostazione del Wi-Fi, che
in questa versione ha uno slot riservato, quindi nella prima parte dello schermo avremo la rete Wi-Fi a cui siamo connessi oppure la possibilità di collegarci ad un'altra rete. Rimangono classiche invece le altre impostazioni personalizzabili. Come vedete, classici effetti e transizioni animate a cui la Sense ci ha abituato. Proviamo a vedere alcune delle principali applicazioni caricate su questo dispositivo. Iniziamo con Facebook Chat, che è la chat appunto del social network e non ha alcun tipo di problema. FriendStream, che è un'applicazione per collegare social network e amici sullo smartphone. Questa invece è l'applicazione della fotocamera. Ecco, forse abbiamo scelto un soggetto trasparente. In ogni caso, la messa a fuoco è rapidissima, come potete vedere, in pochi istanti avremo catturato un nuovo scatto. Possiamo anche scegliere di impostare manualmente il fuoco oppure di applicare alcuni effetti carini per magari scattare qualche foto diversa. Ad esempio, possiamo scegliere l'effetto epoca oppure la modalità distorsione, che andrà ad alterare la distorsione del nostro soggetto. Quindi anche un occhio di riguardo per quanto riguarda il multimedia e la fotocamera in generale. Il browser è molto buono, come sempre abbiamo il limite di tab aperte in contemporanea. Proviamo e andare sul sito di HTC. Siamo collegati al momento sotto wifi, è presente anche la possibilità di sfruttare la connessione dati dell'operatore con standard HSDPA e HSUPA, quindi abbiamo una connettività completa. C'è anche il Bluetooth in versione 3.0. Volevo anche mostrarvi la tastiera di HTC, eccola qua. Come al solito, questa tastiera è personalizzabile, si possono scegliere vari formati, come ad esempio la modalità tastierino alfanumerico a 12 tasti oppure la QWERTY completa, che poi andrà a occupare lo schermo, tutto lo schermo in modalità orizzontale. Come vedete, l'ampio display durante la navigazione o la visualizzazione di filmati aiuta molto e rappresenta decisamente un plus. Proviamo ad aprire il nostro sito internet, così vi mostro anche come viene visualizzato. Diamo qualche istante al terminale per caricare, ma come vedete è molto veloce. Anche il pinch to zoom e la reattività dello smartphone in ogni contesto è apprezzabile, diciamo, sia sul browser ma anche su giochi in 3D. Quindi il processore è veramente potente, e soprattutto l'ottimizzazione fatta dal produttore è all'avanguardia. Volevo mostrarvi anche, ad esempio, un gioco in 3D come Heavy Gunner per farvi vedere che comunque le prestazioni di questo terminale non sono non sono inferiori a quelle alle controparti, ad esempio Dual Core. Ecco qua, noi abbiamo il nostro gioco. Ora, io non sono proprio in una posizione ottimale per giocare, comunque potete vedere che è privo di impuntamenti o rallentamenti. Abbiamo i classici HTC Likes, HTC Hub, che raccolgono i suggerimenti e le applicazioni del produttore, un lettore di ebook dal quale acquistare nuovi titoli, alcuni sono gratuiti, altri a pagamento. Location, media connessi, che sfrutta lo standard DLNA per condividere il contenuto dello schermo, quindi foto, video, con monitor e televisioni esterne. L'applicazione musicale, il riproduttore di HTC.
un'applicazione per le note, Polaris Office per aprire documenti di Word, Excel, ma anche PowerPoint, la radio FM, in questo caso ci serviranno gli auricolari come antenna, ecco qua. E non appena collegati, la radio farà una rapida scansione per trovare tutte le frequenze disponibili. Dopodiché potremo scegliere a mano quale stazione ascoltare. Proviamo ad esempio. Ecco qua, forse voi non potete sentire. In ogni caso, in pochi istanti siamo subito in grado di ascoltare le nostre stazioni radio preferite. Quindi una dotazione hardware ma anche software decisamente completa. Abbiamo anche il controllo dell'utilizzo dei dati, se volete impostare delle soglie o di SMS oppure di megabyte del vostro piano tariffario, con questa versione di Sense potrete impostarle e il sistema vi avviserà non appena varcherete la soglia da voi impostati. Watch è l'applicazione per noleggiare o acquistare film, quindi dallo store di HTC potrete scegliere quale video, eccolo qua, acquistare o noleggiare. Come vedete, i prezzi sono dai 3,99 euro per il noleggio ai 13-14 euro per l'acquisto di un film. Che dire, quindi, uno smartphone molto reattivo, con una dotazione hardware di primo livello, ottimo l'ampio schermo da 4,7 pollici, quello che ci ha maggiormente colpito. Ecco, probabilmente utilizzare uno schermo così grande va comunque a influire sulla portabilità, in quanto Sensation XL ha un peso di 162 grammi e le dimensioni, che non sono, diciamo, tra le più contenute, 133 mm per 71 per 9,9 mm di spessore. Se tuttavia avere delle dimensioni contenute in uno smartphone mini non sono tra le vostre priorità, questo Sensation XL si dimostra un ottimo compagno in ogni ambito di utilizzo, dalla fotocamera al browsing del web e a tutte quante le applicazioni che riescono a sfruttare la sua potenza. Per avere Sensation XL bisogna sborsare circa 650 euro, che comunque sono parzialmente giustificati dalla dotazione tecnica di alto profilo. Per questa video recensione è tutto da Alessandro La Croce per cellularemagazine.it e Blogdroid. Ciao ciao!